Siamo giunti al minuto 2, al secondo 49, qui al Wolfpark Stadion di Amburgo, sempre 0-0. Iniziata da poco la partita, ma subito scoppiettante, un paio di situazioni all'interno dell'area di rigore, una per parte, in cui le difese si sono salvate in maniera anche un po' fortunosa. Nel frattempo il pallone è gestito dall'estremo difensore ucraino che serve Timchik, il terzino destro che supera la linea metà campo, serve Yarmolenko, alza la testa Yarmolenko ma si fa soffiare il pallone da Pedro, attenzione, Pedro può ripartire, servito però Dia, non si accelera e non si cerca il contropiede, poi Pedro con un bel calcione viene atterrato da Timchik, palla però che viene gestita da Dele Bashiru, non fischia l'arbitro greco e quindi si va dalla parte opposta dove c'è Dia che scambia con Vesino che supera la linea di metà campo, serve Ciauna e poi Vesino, Lazio che palleggia ad insistenza per cercare spazi sulle fasce laterali, Rovella allarga per Pellegrini, troviamo spazio, c'è possibilità di crossare, Pellegrini alza la testa, poi un cross basso tutto sgangherato, però arriva sul pallone, attenzione Dia, Pedrito, ancora attenzione Dia! Lazio in vantaggio dopo 4 minuti, l'azione tambureggiante dei biancocelesti con lo scambio tra Pedro Vesino e Dia e poi Boulaye Dia mette il piattone alle spalle di Bushman e porta in vantaggio la Lazio al primo affondo importante, bella l'azione insistita di Pedrito che è andato via anche con un rimpallo, poi lo scambio corto con Vesino e Dia poi ha eluso Ceballos, si è messo il pallone sul destro, ha aperto il piattone e ha portato in vantaggio la squadra biancoceleste dopo soli 4 minuti, quindi al Wolfpark Stadium non poteva che iniziare meglio, Dinamo Kiev 0, Lazio 1, ha segnato Boulaye Dia. Siamo giunti al minuto 32, al secondo 38, sempre 1-0 per la Lazio, rinvio da fondo, uno dei rari rinvii di fondo da parte di Provedel, non si gioca il pallone vicino perché c'è il pressing della Dinamo Kiev, quindi Provedel rilancia a lungo a cercare Dele Bashiru ma anticipa tutto il difensore centrale della Dinamo Kiev Mjavko, poi il pallone danza a centrocampo, interviene Vesino, attenzione Dele Bashiru, entra in area di rigore, Dele Bashiru, 2-0 Lazio! Fisaio Dele Bashiru, primo gol in maglia biancoceleste, azione in verticale, una seconda palla gestita da Vesino, Dele Bashiru ha fatto buon uso del buco dei centrali difensivi della Dinamo Kiev e si è infilato come il coltello nel burro e con il destro ha aperto il piattone e ha messo il pallone sotto l'incrocio dei pali, quindi quando siamo giunti al minuto, vediamo un po', credo che sia 33 e 37 secondi qui al Wolfpark Stadion di Amburgo, Lazio 2 Dinamo Kiev 0, ha segnato Fisaio Dele Bashiru. Rilancio lungo qui, l'uscita di testa del difensore centrale Bilovar che è appena subentrato, che praticamente ha staccato più in alto di tutti, poi però ha lasciato lo spazio alle spalle a Dele Bashiru, sul pallone si è avventato Vesino che di prima intenzione ha servito Dele Bashiru che ha segnato un gol facile facile, poi attenzione prova ancora la Lazio, recupera la palla Dele Bashiru, su c'è una tre quarti campo, pallone per Pedro, limite dell'area di rigore, Lazio che sembra andare sulle ali dell'entusiasmo, ancora Dele Bashiru, poi gioco allargato per Marusic, può crossare Marusic, serve però Dele Bashiru che va sul fondo, mette il pallone in mezzo, attenzione Dia! Dia! Boulaye! Dia! Di testa! È Super Lazio qui ad Amburgo! Dinamo Kiev 0, Lazio 3, il cross di Dele Bashiru, il colpo di testa tutto solo di Boulaye Dia che mette il pallone ancora all'incrocio dei pali, l'avevamo detto, sembrava volare sulle ali dell'entusiasmo la Lazio e ha messo con un 1-2 clamoroso, non dico KO ma siamo a un conteggio oltre gli 8, la Dinamo Kiev.
che subisce un altro gol e quindi al minuto 35 dobbiamo di nuovo aggiornare il tabellino dei marcatori. Dinamo Kiev 0, Lazio 3, ha segnato Bulayedia!